perché hanno avuto anche la giornata di mercoledì per provare, quindi oggi, considerando che sarà difficile migliorare i tempi di questa mattina, abbiamo visto anche in Moto3 quasi un secondo di differenza tra i tempi migliori della mattina e del pomeriggio, però mi viene più da pensare sulle long run con gomme vecchie. Allora, prima di tutto, visto che parliamo di Yamaha e parliamo di Valentino anche insieme a Maverick Viñales, andiamo da Alex De Angelis che ha qualcosa da dirci. Poi direi che possiamo andare quasi direttamente